Buonasera a tutti, sono Marzio Marini, mi presento, mi occupo di supporto tecnico commerciale per alcune regioni d'Italia e questa sera vi do il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato alle centrali antintrusione del catalogo Urmet senza fili e cablate. Vedremo la nuova centrale Zeno e la centrale 1068. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso e durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili troverà la sezione domande selezionando l'icona del punto interrogativo. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali siete invitati a rispondere cliccando sull'opzione che ritenete corretta. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che vi potete scaricare fin da ora, cliccando sull'icona Salva da tablet o da smartphone o nella sezione Documenti da PC, sempre all'interno della dashboard. Inoltre, essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire una chiusura improvvisa del webinar. Nel caso in cui dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto nella mail di conferma iscrizione o nella mail di promemoria ricevuta questa mattina. Passo ora la parola al collega Mauro Maomesso per una breve introduzione. Vi ringrazio e vi auguro buon webinar. Salve, buonasera a tutti, sono Mauro Momesso, CT della zona del Veneto. Partiremo con un breve sondaggio, semplicemente per testare le vostre conoscenze per quanto riguarda gli apparati Urmet. Per quel che riguarda poi la continuazione, ripasserò la parola a Marzio. Per il momento partiamo con questo sondaggio. Conosci i dispositivi antintrusione Urmet cablati o senza fili e si può scegliere tra sì, solamente i sistemi cablati, sì, solamente i sistemi via radio, sì, conosco entrambi i sistemi oppure no, non conosco i prodotti antintrusione Urmet. Adesso qualche secondo per poter rispondere e dopodiché partiremo con la prima parte del nostro webinar. Ancora qualche attimo. Ecco qui, vediamo un attimo il risultato. Diciamo che la prima parte, anzi la maggior parte delle persone, bene o male, conoscono entrambi tutti i tipi di sistemi, sia filari che radio. Un 32% non conosce completamente i prodotti Urmet, solo i sistemi cablati un 9%, quindi bene o male quasi tutti o buona parte di loro o di voi conosce entrambi i tipi di sistemi. Passo ora la parola un'altra volta a Marzio che proseguirà con il webinar. Grazie Mauro. Andiamo avanti e cominciamo col vedere quello che è la centrale Zeno che si è aggiornata a livello di comunicazione con il mondo esterno tramite internet. Abbiamo sempre la nostra classica centrale Zeno di prima, solamente che sono stati introdotti dei combinatori e un combinatore 4G ed è stata abilitata la porta IP per essere connessa ad internet al vostro modem router di casa. Il sistema antintrusione Zeno è il sistema ideale per tutti gli ambienti residenziali, ma vedremo che grazie alle sue caratteristiche può anche tranquillamente essere installato all'interno di locali commerciali oppure uffici. È un sistema bidirezionale, quindi comunica in continuazione con tutti i suoi dispositivi, rilevando eventuali anomalie o supervisioni. È anche molto facile da installare, in quanto il menu guidato ci porta alla configurazione completa del sistema in semplici passi. È molto flessibile in quanto abbiamo a disposizione, come vedremo successivamente, tutta una serie di dispositivi che ci permette di sopperire alle più svariate esigenze richieste. Come abbiamo detto, è una centrale connessa a tutti gli effetti, quindi grazie alla connettività che è alla base del sistema Zeno, è un sistema molto sicuro perché abbiamo a seguito di evento la possibilità di inviare degli allarmi vocali, degli SMS, delle immagini prese dai rivelatori con fotocamera integrata, delle mail, possiamo ricevere le notifiche push tramite l'applicazione e abbiamo a disposizione anche i protocolli numerici che ci permettono di comunicare con gli istituti di vigilanza, con le sale operative degli istituti di vigilanza, che è il classico collegamento che normalmente viene richiesto nel momento in cui andiamo a installare il nostro impianto all'interno di locali commerciali oppure uffici. Abbiamo a disposizione anche un anti-jamming, quindi la centrale si rende conto se per caso è presente un'interferenza radio sulla sua portante e ci riesce a dare un messaggio di anomalia per farci capire che non sarebbe in grado di ricevere l'allarme dai suoi dispositivi.
La supervisione ci avvisa nel momento in cui uno dei nostri dispositivi non sta più funzionando, non sta più dialogando con il sistema, e inoltre l'installatore ha a disposizione la misurazione del segnale di campo per riuscire a capire nel momento in cui va ad installare il dispositivo in varie posizioni all'interno dello stabile dove installerà il sistema di allarme, se il segnale ricevuto dalla centrale è buono oppure deve cambiare posizione perché in quel punto non si riesce a ricevere un segnale sufficientemente adeguato. Il prodotto inoltre è certificato secondo la norma di sicurezza EN 50131 grado 2. Ricordo che la norma 50131 identifica la sicurezza degli impianti antintrusione, si suddivide in 4 gradi, la centrale Zeno si posiziona a livello 2. Vediamo un po' di descrivere il prodotto nel particolare. Quindi, come vi ho annunciato dall'inizio, abbiamo un doppio vettore di comunicazione, quindi abbiamo un combinatore integrato all'interno della centrale GSM con tecnologia 4G. E inoltre abbiamo a disposizione la porta IP che è stata abilitata per essere connessa ad un modem router e di conseguenza sfruttare la DSL magari di casa oppure della nostra attività per andare in internet. Grazie all'internet della DSL oppure del modem 4G possiamo gestire la nostra centrale con l'applicazione gratuita MyZeno disponibile sia per Android che iOS. Contestualmente possiamo gestire la nostra centrale con un portale web, quindi anche da computer abbiamo la possibilità di gestire la centrale come se avessimo l'applicazione direttamente sul PC. Ulteriormente è stata data la possibilità di programmare la centrale con il PC, quindi abbiamo un pannello di controllo web, abbiamo un web server all'interno della centrale che possiamo richiamare tramite il suo indirizzo IP e effettuare tutta quella che è la configurazione e la programmazione del sistema. Il sistema poi riesce a gestire 50 dispositivi, fino a 50 dispositivi. Abbiamo l'integrazione della videosorveglianza, perché abbiamo la possibilità di installare dei rilevatori con fotocamera integrata che ci permettono di ricevere delle immagini a seguito di allarme, oppure a seguito di richiesta da parte nostra tramite l'applicazione o tramite il pannello web. La portata in area libera è di 2 km, quindi come vedete è una portata molto ampia, si riduce all'interno degli stabili a causa delle pareti o dei solai, ma vi possiamo assicurare che tranquillamente si riesce tranquillamente ad installare il sistema su una struttura a 3 piani, una villettina, posizionando la centrale al piano di centro, riusciamo a raggiungere tranquillamente tutti i sensori posizionati al piano superiore e al piano inferiore. All'interno della centrale integrata con essa è disponibile una sirenetta che possiamo abilitare oppure no a seconda delle esigenze. Abbiamo un menu di programmazione completamente guidato che ci porta alla configurazione totale del sistema. Una funzione molto utile potrebbe essere quella della chiamata di soccorso con viva voce, quindi possiamo effettuare una chiamata, la centrale si mette già in posizione di viva voce e riusciamo anche nel momento in cui non stiamo proprio vicinissimi alla centrale a farci sentire dal nostro interlocutore, potrebbe tornare utile per le persone anziane. Contestualmente, oltre a quelli che sono i classici allarme e i classici segnali di allarme e di manomissione, abbiamo la possibilità di avere come evento l'allarme coercizione e l'allarme panico, che possono essere sia silenziosi che eventualmente sonori. Tra le caratteristiche tecniche del sistema, come abbiamo detto, abbiamo una comunicazione bidirezionale con tutti i dispositivi con connessione ZigBee e frequenza di 868 MHz. All'interno è presente anche qui una batteria di backup, quindi non dovete acquistare una batteria ulteriore, ma è già presente nella centrale, di 6 volts e 1100 mAh, che permette un'autonomia in caso di mancanza rete di circa 15-20 ore. Al sistema, tra i 50 dispositivi che possiamo andare a connettere, abbiamo la possibilità di inserire fino a 6 rilevatori con fotocamera integrata per avere la verifica degli allarmi con l'immagine. Possiamo suddividere il nostro impianto in 3 zone di parzializzazione più quella che è la zona totale. Possiamo inserire fino a gestire la centrale con 20 utenti configurabili tra codice e telecomandi. La centrale ha una memoria che permette di registrare fino a 200 eventi di tutto ciò che accade nell'impianto. Possiamo registrare a seguito di ogni evento o di ogni richiesta personale fino a 3 eventi, grazie ai rilevatori con fotocamera, che possono diventare 6 nel momento in cui abbasso la definizione dell'immagine che ricevo. Le attivazioni del sistema possono avvenire tramite telecomandi, tramite delle tastiere radio, smartphone e tablet grazie all'applicazione e da adesso anche con il PC grazie alla pagina web dedicata. Abbiamo, a differenza della centrale precedente, la possibilità di disabilitare quella che è la segnalazione di anomalia di centrale non connessa nel momento in cui vogliamo sfruttare la nostra centrale senza applicazioni, quindi senza connetterla ad internet. Senza avere l'anomalia sempre presente di centrale non connessa, abbiamo la possibilità in fase di programmazione di disabilitare questa segnalazione.
Vediamo la grande novità della centrale, come abbiamo detto, ha un combinatore 4G integrato e la possibilità di connetterla in rete LAN e quindi sfruttare la DSL per arrivare ad internet per la gestione con i dispositivi remoti. Quindi, come vedete dalla slide, posso sia connettere la centrale tramite la DSL, posso connetterla tramite la rete 4G, eventualmente posso sfruttare entrambe le connessioni contemporaneamente. A quel punto la linea DSL sarà la prioritaria, quindi la centrale cercherà di comunicare con il mondo esterno sempre tramite la DSL. Nel momento in cui dovesse venire a mancare, automaticamente smista la comunicazione tramite internet grazie al combinatore 4G. Quindi il combinatore 4G diventa di backup per quanto riguarda la connessione con internet, ma continuerà a funzionare regolarmente per l'invio di eventuali SMS o messaggi vocali. Una volta che ho connesso la centrale di internet, come vedete dalla slide, abbiamo le due possibilità di gestione della centrale, o tramite l'applicazione oppure tramite la pagina web dedicata. Adesso, visto che abbiamo trattato l'argomento, vorrei lanciare il nostro secondo sondaggio e venirvi a chiedere con quali vettori di comunicazione posso connettere la centrale di internet per gestirla dall'applicazione. Avete a disposizione tre risposte: sono combinatore 4G, connessione senza fili Wi-Fi, oppure combinatore 4G e/o porta di rete LAN. Vi lasciamo qualche secondo per rispondere, è giusto un sondaggio per rinforzare un po' l'argomento principe della nuova centrale Zeno. E ancora qualche secondino, andiamo poi a commentare quelli che sono i risultati. Penso che possiamo anche chiudere il sondaggio e condividere quelli che sono i risultati. Perfettamente, la maggior parte di voi ha risposto correttamente perché posso connetterla sia con il combinatore 4G che eventualmente con la porta LAN, quindi o uno o l'altro oppure tutti e due insieme avendo il backup sul combinatore 4G. Qualcuno di voi ha risposto connessione senza fili Wi-Fi, ma è l'unica connessione che nella centrale Zeno non è presente. Chiudiamo i risultati del sondaggio e andiamo avanti nella presentazione. Come vi ho detto all'inizio, la centrale ha a disposizione una pagina web per effettuare la programmazione e la configurazione di tutto l'impianto. Quindi, una volta che ho connesso la mia centrale al modem router di casa, oppure posso connetterla direttamente con cavo OTP, tramite il mio PC posso connettere la centrale grazie al suo indirizzo IP che trovo di default già disponibile, e di conseguenza avere a disposizione tutte le pagine di programmazione che vi permettono di gestire completamente la centrale, di gestire, programmare e configurare. Eventualmente, se mi trovo nella stessa rete e non voglio utilizzare un cavo di connessione, posso tranquillamente impostare il PC sulla stessa rete Wi-Fi sulla quale si trova la centrale e automaticamente richiamare la centrale dalla rete LAN. Qui nel particolare vi faccio vedere che è disponibile sulla centrale un piccolo software che si chiama il Finder, che è scaricabile gratuitamente dal sito URMET e è utile per la ricerca della centrale, perché nel momento in cui magari arrivate su un impianto dove la centrale è già installata, oppure la centrale viene impostata in indirizzamento dinamico che gli viene associato dal modem router, non sappiamo che indirizzo possa avere per connetterla, a quel punto ci viene in aiuto il Finder Tool, ci permette sulla stessa rete di trovare la centrale, sapere quale indirizzo internet ha, quale indirizzo IP gli è stato assegnato e a questo punto ho due possibilità. Posso con lo stesso programma o andare a modificare i parametri di rete, quindi associare parametri più consoni alla rete su cui sto andando a installare la centrale, oppure direttamente ho il tasto Open Web Page che ci permette di aprire direttamente il browser internet per configurare e programmare la nostra centrale. Questo che vedete qui davanti è come si presenta il menu di programmazione della centrale, è un menu molto semplice e intuitivo, quindi basta connettere la centrale che per default ha un indirizzo IP che è 192.168.130, è un indirizzamento statico. Nel momento in cui invece per qualche motivo qualcuno ha cambiato l'indirizzo della centrale, grazie al Finder possiamo andare tranquillamente a fare la ricerca. Abbiamo la possibilità, grazie alla configurazione, al software, alla pagina web di configurazione, di effettuare l'apprendimento dei dispositivi. Quindi, mentre molti altri concorrenti devono obbligatoriamente fare l'apprendimento da parte della tastiera e poi programmare tutto con il PC, nel nostro caso abbiamo il PC che ci rende disponibile sia l'apprendimento di tutti i dispositivi che dobbiamo acquisire nel nostro sistema, che direttamente la completa configurazione e programmazione. Cioè, trovate un menu in alto sulla pagina dove vi porta passo passo alla configurazione completa del sistema.
Ora lascio la parola a Mauro un attimino per il commento di questa slide, commerciale e ci risentiamo a breve. Grazie. Sì, giusto un appunto, per la proposta commerciale che adesso abbiamo, in essere, un kit composto già dalla centrale completa, un telecomando, un infrarosso passivo e un contatto magnetico. Ok? Nella centrale, come già precedentemente detto da Marzio, è già integrata la sirena interna, la batteria, tastiera display che sono integrati. E anche il combinatore GSM 4G con il collegamento rete via cavo. Ok? Questo permette di fare tutto quanto abbiamo già discusso fino adesso e poter essere ampliato fino ai 50 canali totali di cui è abilitata la nostra centrale. Attualmente può essere connessa, come dicevo, tramite, come diceva il mio collega, tramite le app, sia via 4G che via LAN. In questo caso, sul nostro kit, essendo già completo, c'è la possibilità già attualmente di poterla connettere direttamente ad internet. Attualmente posso ripassare la parola al collega. Grazie Mauro, andiamo avanti con la presentazione e andiamo a vedere adesso, visto che abbiamo detto che possiamo configurare comunque la centrale con il PC, come è facile e intuitivo l'acquisizione della centrale tramite la tastiera e il menu guidato che abbiamo. Quindi da una parte abbiamo la centrale, dall'altra parte abbiamo tutti i dispositivi che dobbiamo inserire e abbiamo installato in campo. Dobbiamo andare sulla centrale, inserire il nostro codice con il quale possiamo accedere al menu. Abbiamo un menu che vedete è guidato passo passo, pagina per pagina. Andremo a scegliere la voce di dispositivi per integrarli. Ci si apre un sottomenu dove andremo a scegliere la possibilità di aggiungere dei dispositivi. Successivamente la centrale ci chiede di premere il tastino per l'apprendimento dei dispositivi. Il tastino per l'apprendimento nella maggior parte dei dispositivi, ad eccezione di quelli da esterno, che per ovvi motivi non è disponibile, lo abbiamo direttamente a sensore chiuso, quindi direttamente una volta installato il sensore chiuso possiamo tranquillamente andare a fare l'apprendimento perché il tastino di apprendimento non è altro che la guida LED dello stato del sensore, quindi ci basta premere la guida LED dello stato del sensore. E automaticamente andremo ad effettuare quello che è l'acquisizione del dispositivo. Alcuni dispositivi, come vi dicevo, hanno il tastino interno, quindi bisognerà un attimino o lasciarli aperti o riaprirli momentaneamente semplicemente per acquisire e poi si può tranquillamente chiudere. Una volta lanciata per l'apprendimento, posso acquisire tranquillamente sensore per sensore senza dover tutte le volte ripetere la procedura, quindi lancio l'apprendimento all'interno della centrale, mano a mano passo su ogni singolo sensore e vado ad effettuare l'acquisizione con la centrale. Come vedete è un passo facile, semplice e veloce. Andando avanti dovrò configurare quelli che sono i dispositivi appena acquisiti, quindi andrò sempre nel nostro bel menu, inserendo precedentemente il codice, andrò a fare una modifica dei dispositivi, andrò a scegliere quale dispositivo dobbiamo andare a modificare. Come vedete la centrale, una volta fatta l'acquisizione, vi dà anche un paio di caratteri che vi riassumono il tipo di dispositivo che avete installato, quindi avete CM per contatto magnetico, IL per infrarosso, sirena e LR con la fotocamera, trasmettitori e tastiera remota. Quindi riuscire a individuare già dalle prime due lettere che tipo di dispositivo state configurando. La configurazione non risulta essere molto semplice perché dobbiamo andare ad assegnare il settore di appartenenza del nostro dispositivo. Quindi, come vedete, avete a disposizione settori ritardati o istantanei sui tre a disposizione, oppure il settore totale. Ulteriormente ci sono le funzioni complementari come potrebbe essere la funzione campanello, il classico contattino che vado ad installare sulla porta del negozio per sentire l'apertura e l'ingresso di un cliente. E come ultima impostazione che devo andare a dare è l'inserimento del nome che associo al dispositivo per poi avere un'indicazione ben precisa nel momento in cui uno dei nostri dispositivi dovesse andare in allarme. E semplicemente ho terminato quella che è la programmazione di tutti i dispositivi che ho precedentemente acquisito. Andando avanti, vediamo un attimo come possiamo registrare la centrale all'interno del cloud MyZeno, perché per gestire la centrale con le applicazioni o con la pagina web ho bisogno di registrarla all'interno del cloud MyZeno. Per
Per fare questo abbiamo due possibilità, quindi possiamo collegarci al sito internet www.myzeno.urmet.com e andare ad effettuare la registrazione, ma eventualmente se non voglio utilizzare il PC o se non ho il PC a disposizione, una volta scaricata l'applicazione e creata un'utenza all'interno dell'applicazione, posso sfruttare la stessa per acquisire la centrale e registrarla all'interno del cloud. La registrazione deve essere fatta nei primi 15 minuti di accensione della centrale, in cui la centrale si pone in questa modalità e non devo fare altro che dargli, assegnargli un nome e registrare sulla pagina relativa il MAC address della centrale che si trova su una piccola etichetta sul fianco della centrale. Se per caso passano i famosi 15 minuti, dovete semplicemente rispeggere la centrale e riaccenderla e si riabiliteranno altri 15 minuti per effettuare la registrazione. Un minimo di attenzione va fatta nel momento in cui vorrete fare delle prove a banco, perché se registrate la centrale a vostro nome per poi portarla dal cliente, dovete per forza chiamare il servizio clienti Urmet per farvi cancellare la centrale dal vostro account e successivamente averla disponibile per registrarla sull'account del cliente, oppure volendo vi fate dare direttamente le credenziali del cliente che poi cambierà la password nel momento in cui installerete l'impianto. Vediamo quello che è il portale web e che cosa ci permette di fare. Quindi, una volta registrata la centrale nel cloud, posso tranquillamente, grazie allo stesso portale web con cui vado a fare la registrazione, quindi sempre sul sito myzeno.urmet.com, andare a gestire quella che è la centrale e dal portale posso attivare e disattivare totalmente o parzialmente l'impianto. Posso vedere lo stato del sistema e di tutti i dispositivi, quindi se sta funzionando tutto regolarmente e se i miei dispositivi si trovano in condizioni di riposo. Abbiamo la possibilità di analizzare tranquillamente tutto lo storico eventi della centrale, vedere eventualmente le immagini che abbiamo ricevuto dai nostri dispositivi con fotocamera, oppure richiedere le immagini dai nostri dispositivi. Posso variare le password dell'utente, quindi posso creare nuovi utenti e creare altre password. Posso modificare i codici di attivazione o disattivazione dell'impianto. Configurare a chi mandare mail e notifiche push e per quali eventi mandarli. Posso creare degli indirizzi secondari a cui mandare delle segnalazioni degli eventi, quindi eventualmente inserire un altro indirizzo mail. Possiamo configurare alcuni parametri dei sensori, tra cui il nome, l'indirizzo e l'eventuale possibilità di escludere o includere i singoli sensori. E alla fine abbiamo la possibilità di visualizzare le immagini riprese delle telecamere in tempo reale, perché a breve ci sarà un nuovo dispositivo per la famiglia Zeno, sarà una telecamera ad hoc proprio per il sistema, che ci permetterà di ricevere oltre a delle immagini grazie ai sensori con fotocamera, anche delle immagini vere e proprie, dei video veri e propri. Nel particolare vediamo quelle che sono le pagine di configurazione, di gestione del portale web. Quindi questa è la pagina, questa sulla slide, la pagina principale. Abbiamo la parte in alto che ci riporta lo stato del sistema, l'inserimento o disinserimento, quindi verde e rosso in base allo stato. Abbiamo la possibilità di vedere lo stato della connessione, sia della connessione del cloud che eventualmente della connessione della rete GSM 4G. Abbiamo lo stato di tutti i sensori, quindi se i sensori stanno a riposo oppure sono in allarme oppure hanno delle anomalie, e poi abbiamo il menu di navigazione con cui ci muoviamo all'interno della pagina web. L'altra pagina interessante è dove andiamo a configurare o poter configurare i nostri dispositivi, dove possiamo eventualmente abilitare il walk test per fare un controllo di copertura più facile, visto che annulla quello che è lo standby tra un allarme e l'altro dei sensori, e poi la modifica dei dispositivi, dove, come abbiamo visto prima, possiamo andare a modificare quello che è il nome associato o l'eventuale esclusione e inclusione del dispositivo nel momento in cui dovesse dare dei problemi. Un'altra pagina molto utile, un altro strumento molto utile è la possibilità di creare e modificare codici di attivazione. Ipotizzate di montare il sistema in una casa che viene affittata, quindi un bed breakfast, dove c'è comunque un viavai continuo di persone. Il cliente, automaticamente il proprietario, potrà tranquillamente a distanza modificare codici oppure eliminare l'utente e crearne un altro senza dover andare tutte le volte sull'impianto e consegnare eventualmente il codice all'affittuario momentaneo. Una volta che va via, automaticamente può disattivarlo, ricambiare il codice e prepararne uno per il nuovo affittuario. In quest'altra schermata, invece, nelle schermate delle notifiche, vediamo come possiamo scegliere l'invio delle nostre notifiche, quale notifica inviare e scegliere quale notifica inviare per le notifiche push e differentemente per l'indirizzamento email, dove posso anche aggiungere altri indirizzi email a cui mandare notifiche. Quindi scegliete liberamente voi quali notifiche inviare e a chi.
Infine abbiamo quella che è la pagina che ci riassume lo stato della centrale con tutti gli eventi registrati, quindi tutti gli eventi registrati vanno a finire in questa pagina. Come vedete, avete tutti e 200 gli eventi che la centrale riesce a registrare. Abbiamo la possibilità di eventualmente cancellare quello che è l'evento che non ci interessa, oppure fare una richiesta d'immagine se l'evento ha allegato a sé delle immagini perché è stato scaturito da un sensore infrarosso con fotocamera, possiamo richiedere le immagini. Ulteriormente abbiamo il campo di ricerca in alto che ci permette di fare una ricerca un pochino più dettagliata di quelli che sono gli eventi e scegliere l'eventuale ricerca per media, quindi per tutti quei dispositivi che hanno delle immagini allegate, la ricerca per solo gli eventi di allarme oppure una ricerca in una certa data per dettagliare meglio gli eventi di quel periodo. Ora, prima di andare avanti e di passare la parola a Mauro, volevo lanciare il nostro terzo sondaggio e andarvi a chiedere se posso gestire la centrale Zeno anche con il PC. Tra le risposte troviamo no solamente dall'applicazione, oppure sì tramite il PC con browser internet, oppure sì, ma solamente se la centrale è connessa tramite rete LAN. Anche questo è un argomento che abbiamo appena trattato, è giusto un sondaggio per rafforzare un po' il discorso e quindi diciamo evidenziare le novità del sistema Zeno. Quindi aspettiamo ancora qualche secondo che tutti riescano a votare e poi condivideremo insieme i risultati per commentarli rapidamente e poi andare avanti. Chiudiamo il sondaggio, condividiamo i risultati. Vediamo che la maggior parte di voi ha risposto correttamente, sì tramite il PC con browser e internet. Gli altri hanno risposto sì, ma solamente se la centrale è connessa tramite LAN. In parte è vero, ma in realtà posso gestirla anche a distanza perché la centrale viene registrata all'interno del cloud. E tranquillamente, grazie ad esso, posso connettermi con la pagina web e gestirla, basta avere una connessione ad internet. Ora lascio la parola a Mauro per il commento e la presentazione dell'applicazione Mezzeno e ci vediamo dopo. Grazie. Grazie Marzio. Allora vediamo un attimino l'applicazione Ulma da Mezzeno, che ricordo è disponibile sul Play Store per smartphone e tablet, sia Android che iOS. Questa è gratuita, una volta installata sul device vi permette di gestire completamente la centrale. Ok, perfetto. Allora, attualmente l'applicazione permette una completa gestione, come dicevo, della centrale, permette di attivare, disattivare, parzializzare l'impianto, quindi la completa gestione anche per quel che riguarda inserimento e disinserimento, visualizzare lo stato dei vari dispositivi, quindi presenti già nel sistema, poter vedere lo storico degli eventi, quindi controllare chi è entrato, chi è uscito, se abbiamo dato dei codici diversi o comunque quello che è successo durante la giornata magari passata, visualizzare eventualmente le immagini relative a un allarme che è avvenuto di allarme, oppure andare fisicamente a richiedere noi direttamente l'immagine di un sensore, magari con la telecamera integrata. Si può variare tranquillamente la password utente, quindi anche una volta entrati sull'app si può andare a modificare la password se non siamo sicuri, sì, se siamo sicuri che qualcuno potesse essere venuto a conoscenza del codice, creare o modificare i codici attivazione e disattivazione, quindi potrei creare anche altri utenti e modificare i codici, configurare le email e notifiche push a cui inviare i vari report, quindi poter anche inserire le email e abilitare o no le notifiche push sui vari dispositivi Android o iOS che sono collegati per i vari utenti dell'impianto, che possono essere i familiari o chi per essi. Si possono andare anche a creare eventi, scusi, indirizzi email secondari eventualmente a cui inviare i vari report e poi escludere oppure ripristinare eventuali altri dispositivi per cui posso, si voglio poter disabilitare eventualmente la notifica di un allarme. L'app, in questo caso, la vediamo, su uno smartphone, si può andare a utilizzare direttamente per andare anche a registrare, come diceva il collega precedentemente, un nuovo utente direttamente dall'app. In questo caso, una volta, sì, richiesto la registrazione di un nuovo utente, vi comparirà questa interfaccia dove si possono inserire tutti i dati, okay? Comprensive anche del MAC address che è scritto appunto sul fianco della centrale.
a cui io posso legare il mio account utente. Ok? La slide successiva, vediamo. Ecco qui, una volta entrati sulla centrale, sulla gestione della centrale, vi si presenta davanti una serie di icone. Allora, partendo dall'alto, c'è la possibilità di andare a settare le zone di inserimento e disinserimento. Poi in alto a destra si possono evidenziare lo stato della connessione e il campo con la centrale. Sulla parte bassa centrale, eventualmente verificare eventuali anomalie della centrale. Ok, subito sotto, eventuali porte o finestre aperte, quindi vi dice in tempo reale se ci sono degli scuri, delle finestre o qualcosa che in questo momento viene visto come aperto. E l'ultima parte si può mettere in evidenza se ci sono eventualmente delle anomalie sui dispositivi. Okay? La parte bassa, in fondo, ci sono dove ci sono altre icone per eventualmente andare a modificare o a verificare dispositivi con fotocamera o ed eventuali eventi che posso andare direttamente a interrogare dall'app stessa. Se andiamo a vedere eventualmente gli eventi, vedete come sulla parte alta si possono andare a verificare e visualizzare tutti gli eventi, quindi vengono semplicemente messi tutti quanti in lista, ok? Quindi tutti gli eventi, comprensivo anche eventualmente da disattivazione, allarmi, attivazione da remoto, test periodico che può andare direttamente ad eseguire la centrale per il suo funzionamento. Si possono vedere sulla parte sinistra delle icone che visualizzano eventualmente a colpo d'occhio quello che sta succedendo. Sulla parte successiva si possono andare eventualmente a vedere anche gli eventi con fotocamera, okay, per cui è scaturito un evento di allarme direttamente dall'app stessa. Okay. Sulla parte in alto a destra invece si possono andare a verificare in questo caso le informazioni dell'utente o altre info riguardanti la centrale, quindi nome, indirizzo, email eventualmente dell'utente master. La gestione della centrale, quindi con la possibilità di mettere anche un nome per poter identificare la centrale, le notifiche. Scusami Sì. Mauro, proprio su questo Prego. punto ci stanno arrivando delle domande dal pubblico in maniera Sì. importante. Ci chiedono se è possibile con lo stesso utente gestire più impianti, quindi più centrali, senza dover fare tutte le volte un nuovo utente per ogni singola centrale che vado ad installare. Sì, si può fare, proprio in questo punto noi potremmo dare effettivamente un nome alla centrale e quindi per poter, una volta fatto l'accesso con le nostre credenziali, poter scegliere eventualmente quale centrale andare a interrogare o a gestire in modo da poter fare con un unico accesso entrambe le cose, due o più centrali che uno abbia a disposizione. Grazie mille della precisazione. Niente, prego. E si possono vedere anche qui l'attivazione, si può vedere anche l'attivazione e disattivazione delle ricezioni, delle notifiche push e eventualmente delle email e indirizzi indicati, i codici, quindi poter inserire nuovi codici per l'attivazione e disattivazione del sistema, eventualmente andare a verificare o disabilitare, come abbiamo visto prima, dei dispositivi, e poi un'info generale dove ci sono anche i contatti per eventuale assistenza. Ok, posso passare direttamente la parola al collega. Grazie Mauro, andiamo avanti con la presentazione e andiamo a vedere quali sono i dispositivi che abbiamo a disposizione nel sistema Zeno. Iniziamo con quelli che sono i dispositivi di comando, quindi velocemente vediamo che abbiamo a disposizione una tastiera via radio e un telecomando via radio. Quindi possiamo scegliere con quale dei due andare a gestire l'impianto per fare i vari inserimenti e disinserimenti. Entrambi sono dispositivi bidirezionali. Entrambi ci permettono di fare anche delle parzializzazioni dell'impianto. Abbiamo a disposizione su entrambi i dispositivi un allarme panico per eventuale allarme nel momento in cui magari la notte sentiamo dei rumori improvvisi. E orientativamente hanno tutte e due una batteria con una durata media di 3 anni e entrambi hanno un LED di riporto di stato sistema. Quindi ogni volta che impartiamo un comando abbiamo il LED che ci informa se il comando che abbiamo impartito è andato a buon fine oppure no. Successivamente vediamo quelli che sono i rivelatori volumetrici d'interno, quindi abbiamo a disposizione degli infrarossi, dei semplici infrarossi passivi
sia con che eventualmente senza pet immunity. È disponibile un sensore a doppia tecnologia per interno sempre, e sempre all'interno abbiamo a disposizione un infrarosso con fotocamera, che è quello che ci permette di ricevere immagini a seguito di allarme generato da lui stesso, oppure a seguito di nostra richiesta tramite applicazione o pagina web. Passiamo a vedere quelli che sono i rivelatori volumetrici d'esterno. Qui sono dei rivelatori doppio infrarosso d'esterno, PET immunity entrambi, e uno addirittura con fotocamera integrata. Quindi anche qui per esterno abbiamo un dispositivo che ci permette di vedere le immagini di che cosa sta succedendo nel momento in cui arriva un allarme o sempre a seguito di richiesta personale. Abbiamo dei rivelatori ad effetto tenda, quindi abbiamo un rivelatore a effetto tenda da interno che possiamo montare sia in posizione verticale che orizzontale per coprire solitamente i perimetrali, e a disposizione è anche presente un dispositivo doppia tecnologia da esterno, sempre a tenda, per proteggere all'esterno quelle che potrebbero essere le nostre porte o finestre. Per quanto riguarda l'apertura di finestre o di porte, sono disponibili dei contatti magnetici, quindi abbiamo un semplice contatto magnetico disponibile in doppia colorazione, o bianco o marrone a seconda dell'infisso su cui lo andiamo ad installare, e poi abbiamo un contatto magnetico più evoluto, il 1051-203, che andiamo a vedere nel particolare nella slide successiva, dove oltre al semplice contatto magnetico che abbiamo a disposizione, abbiamo la possibilità di collegare eventualmente un secondo contatto magnetico, oppure sfruttare l'ingresso per collegare quella che potrebbe essere un sensore per tapparella, quindi la classica cordicina che andiamo ad installare sulle tapparelle per controllare l'apertura, o eventualmente un sensore piezoelettrico, e addirittura possiamo utilizzare l'ingresso per gestire un ingresso chiave. Quindi eventualmente se l'impianto che andiamo a modificare o l'impianto che andiamo a sostituire in parte vogliono continuare ad utilizzare quella che poteva essere la chiave che avevano al momento, possiamo tranquillamente usare questo dispositivo da ingresso chiave per inserire o disinserire gli eventuali settori del nostro impianto. Per l'esterno abbiamo a disposizione una sirena con lampeggiante integrato, con tutta una serie di funzioni e con delle semplici batterie alcaline di tipo D, quindi facilmente reperibili sul mercato. L'ultimo nato della famiglia è il LED di segnalazione di stato impianto, che ci permette di sapere in base alla colorazione del LED o al lampeggio dei LED in che condizioni si trova il nostro impianto. Solitamente è il classico strumento che si. Classico dispositivo che si installa fuori porta per sapere nel momento in cui arrivo se l'impianto è inserito o disinserito. Terminata la presentazione della centrale Zeno, passiamo a vedere quella che è la centrale cablata 1068. Ormai è una centrale che è sul mercato da un po' di tempo, è una centrale bus multifunzione, ha 5 ingressi espandibili a bordo, ma arriviamo fino a 21 tra ingressi radio e filari. Possiamo parzializzare l'impianto su quattro zone differenti e abbiamo una certificazione secondo la norma EN50131 di grado 1. È una centrale entry-level del catalogo Urmet, ma è un prodotto semplice ma con prestazioni elevate. Ha un box plastico con linee arrotondate, una forma discreta e poco invasiva, quindi potete montarla un po' ovunque anche senza celarla. Sul frontale sono presenti tre piccoli LED di stato di funzionamento che riportano un po' quello che è il funzionamento della centrale, l'inserimento o le eventuali anomalie presenti. All'interno è dotata di un alimentatore da 1,5 A e è possibile alloggiare una batteria da 7 A. Tra le caratteristiche principali che abbiamo a disposizione, la possiamo programmare la centrale oltre che con la tastiera, abbiamo a disposizione un'applicazione per tablet che è l'app 1068 Set di Urmet, anch'essa completamente gratuita. La gestione dell'impianto è dedicata sempre tramite app con l'app Urmet Secure. Possiamo tranquillamente andare a fare l'aggiornamento firmware della centrale di tutte le periferiche, quindi con un unico firmware la centrale poi saprà quali sono i dispositivi da dover aggiornare e quali no. Possiamo andare a memorizzare la configurazione su una semplice scheda microSD, magari da consegnare al cliente per far sì che a qualsiasi momento ha sempre la configurazione a disposizione. E abbiamo la gestione di tutti i dispositivi radio, quindi abbiamo una scheda radio da installare all'interno della centrale che ci permette di gestire quasi tutti i dispositivi radio che abbiamo precedentemente visto per il sistema Zeno. All'interno è disponibile un menu multilingue, abbiamo come vettori di comunicazione PSTN, GSM ed IP con sintesi vocale integrata e con notifiche di messaggi vocali, SMS, email o notifiche push all'interno dell'applicazione.
La chiamata è di modalità avanzata, abbiamo anche i dettagli di quello che sta succedendo e possiamo anche andare ad effettuare delle trasmissioni digitali per gli istituti di vigilanza. Quindi anche qui, oltre che per tutti gli ambienti residenziali, possiamo sfruttare la nostra centrale per andarla ad installare in ambienti commerciali o in ambienti ad uso ufficio che richiedono solitamente questo tipo di connessione. Prima di andare avanti, lancerei il nostro quarto sondaggio. Per andarvi a chiedere un tema che abbiamo appena visto e vediamo un po' se possiamo dove possiamo salvare la programmazione. Tra le scelte che avete, tablet con l'app 1068 set, avete la possibilità di salvarla sul cloud e tablet con app 1068 set, oppure possiamo salvare la programmazione sulla scheda microSD, sul tablet con app 1068 set e sul cloud. Vi lasciamo un po' di tempo per rispondere e poi analizzeremo insieme i risultati per commentarli e dare qualche informazione in più del dettaglio del funzionamento del sistema 1068. Vediamo quelli che sono i risultati. La maggior parte di voi ha risposto con scheda microSD, tablet e app 1068 set e cloud. Cloud e tablet con app 1068 il 3%. Diciamo che sono tutte e tre vere, la più veritiera è l'ultima risposta, perché effettivamente abbiamo la possibilità di salvare la configurazione in tutte queste modalità elencate nel sondaggio. E ve ne vedremo più avanti nel particolare come. Andiamo avanti con la nostra presentazione e vediamo la slide successiva che ci riporta le caratteristiche funzionali dell'impianto. Quindi abbiamo la possibilità di programmare i nostri ingressi in più modalità, quindi normalmente aperto, normalmente chiuso, bilanciato, doppio bilanciamento, iniziale e tapparella, quindi la centrale è in grado di gestire direttamente in morsettiera senza dover acquistare schede di interfaccia supplementari, quelli che sono i nostri dispositivi con ingressi veloci, quindi il classico sensorino inerziale di rottura vetro o il classico sensore di la cordicella che installo sulla tapparella per controllarne l'apertura. Come funzioni ausiliari abbiamo la possibilità di assegnare ai nostri ingressi funzione gong, luce di cortesia, apriporta. Il gong è la possibilità di ricevere tramite il buzzer della tastiera un'informazione nel momento in cui il nostro sensore è entrato in allarme, il classico stato della porta dell'ingresso magari di un locale commerciale per avvisarmi che qualcuno è entrato. Luce di cortesia e apriporta mi permettono di far sì che il nostro dispositivo antintrusione, oltre ad essere un dispositivo antintrusione, potrebbe essere anche un dispositivo, un regolatore di presenza e nel momento in cui ad impianto disinserito viene interessato dal passaggio di una persona, potrebbe tramite un'uscita di centrale accendere una luce di cortesia o addirittura aprirmi una porta per arrivare direttamente all'uscita con la porta sbloccata senza dover premere il pulsante per uscire. Oltre a quelli che sono gli allarmi di manomissione e di allarme intrusione, abbiamo la possibilità di generare allarmi tecnologici, coercizione e soccorso. Il classico allarme tecnologico ci permette di gestire magari quelli che sono stati di funzionamento di apparecchiature che abbiamo in casa, potrei scegliere di controllare il blocco di una caldaia, magari, oppure il blocco di una pompa di un pozzo, o eventualmente il blocco di un condizionatore, quindi tutto ciò che non rientra nell'allarme intrusione posso gestirlo tramite l'evento tecnologico. In più abbiamo la coercizione e soccorso, quindi abbiamo la possibilità di gestire eventi in caso di disinserimento sotto minaccia oppure in caso improvviso di malore o altro, abbiamo la possibilità di gestire l'evento soccorso per chiamare magari i sanitari o i parenti più prossimi. La specializzazione delle uscite, quindi tutte le uscite che abbiamo a disposizione in centrale, possono essere associati a qualsiasi evento che viene generato dalla centrale senza alcun problema. Inoltre, tra le altre funzioni, abbiamo la possibilità di gestire la scadenza della SIM, quindi avere un ricordo nel momento in cui la SIM sta per scadere per effettuare le ricariche, e abbiamo il ribaltamento dei messaggi SMS, quindi il combinatore GSM è in grado di ribaltare tutti quelli che sono i messaggi del gestore o magari anche di chi erroneamente manda un messaggio sulla SIM, ce li può ribaltare su un numero a nostro piacimento, magari il nostro numero di cellulare. Scusate, andate avanti con una slide. Qui vediamo quello che è l'architettura del sistema, quindi il sistema 1068 è composto da un bus interno dove vado a collegare tutte le nostre schede per comunicazione con il mondo esterno e di un bus esterno dove andrò a collegare quelle che sono le periferiche del sistema di gestione e le schede di espansione per aumentare gli ingressi della centrale. All'interno della centrale andiamo ad installare quello che è
il combinatore, l'interfaccia PSTN oppure l'interfaccia GSM GPRS, e contemporaneamente possiamo gestire anche l'interfaccia qui, quindi tutte queste schede possiamo inserirle all'interno della centrale per comunicare con il mondo esterno e grazie all'interfaccia IP con il mondo internet per gestire il nostro impianto con l'applicazione. Sempre all'interno della centrale andiamo ad installare quello che è il modulo radio 1068011 che ci permette di gestire quelli che sono i dispositivi della famiglia Zeno. Nel bus esterno, che può avere una lunghezza massima di 400 metri e può essere cablato in modalità entra-esci oppure in modalità parallela stella oppure in ambo le modalità contemporaneamente, andrò a collegare quelli che sono i nostri dispositivi di gestione come centrale o inseritori di chiave elettronica a contatto o di chiave di prossimità e le nostre espansioni filari per espandere il nostro impianto. Andando avanti nello specifico, la centrale può gestire, come abbiamo detto, 21 ingressi nella sua massima espansione, che siano essi filari e radio, quindi indifferentemente, l'importante è che rientro all'interno dei 21 ingressi. Abbiamo tre ingressi di sabotaggio H24, perché uno lo troviamo all'interno della centrale e uno lo troviamo sulle due espansioni che possiamo andare a connettere. Abbiamo quattro uscite relay a contatti puliti, due in centrale e uno per ognuna delle due espansioni che possiamo connettere, e sei uscite open collector, che troviamo due in centrale e due per espansione. Per quanto riguarda la parte radio, con il singolo modulo radio che possiamo inserire all'interno della centrale, abbiamo la possibilità di gestire fino a 8 telecomandi, 4 tastiere radio e 4 sirene radio, fermo restando che potremo gestire anche tutti e 21 gli ingressi della centrale in modalità a radio. Inoltre, in questo sistema è disponibile anche la tastiera di servizio, quindi una tastiera che installo nel momento in cui vado a fare la manutenzione sull'impianto. Magari ho la tastiera primaria che non si trova nello stesso posto della centrale, quindi mi serve di fare dei controlli, delle prove, stando vicino alla centrale, posso tranquillamente andare a connettere una tastiera di servizio che non rientra nelle 8 tastiere disponibili massime dell'impianto, quindi anche se dovessi aver installato tutte e 8 le tastiere, posso tranquillamente andare ad installare la tastiera di servizio, fare tutte le mie prove della manutenzione del caso, dopodiché staccarla, portare via e lasciare l'impianto completamente funzionante senza problemi. Andando avanti, passo la parola a Mauro per il commento di quest'altro kit commerciale che troviamo a volantone e ci risentiamo tra un attimo. Grazie. Grazie mille Marzio. Allora, come per la centrale radio, anche per la 1068 sono disponibili dei kit come base di partenza già abbastanza completi, per cui la configurazione successiva basta solo, è necessario solo aggiungere i componenti necessari per completare l'impianto. Nel primo caso abbiamo una centrale composta da, sì, un kit composto da centrale, tastiera, un'interfaccia IP con collegamento sia via cavo LAN, quindi Ethernet e Wi-Fi già all'interno, tre rivelatori a doppia tecnologia e la sirena con griglia di protezione già all'interno. Il secondo kit invece è più completo, comprende tutti i componenti del precedente kit, quindi come prima centrale, tastiera, interfaccia IP, rivelatore e sirena. In questo caso però è stato aggiunto anche il comunicatore telefonico GSM già con la sintesi vocale integrata, quindi già come base di partenza ottimo per andare ad eseguire un impianto a regola d'arte. A questo basterà andare ad aggiungere i componenti necessari per poi completare l'intero impianto. I prezzi che vedete sono riservati agli installatori e in questo caso vedo che anche a livello di prestazioni per il tipo di centrale siamo su ottimi livelli. Ripasso la parola al collega per il completamento della serie webinar. Grazie mille Mauro. Andiamo avanti e vediamo qualche funzione interessante del sistema 1068. Quindi abbiamo a disposizione un programmatore orario con tre classificazioni diverse per ogni singolo giorno. Abbiamo la possibilità, grazie al combinatore, di attivare delle zone e delle uscite. Possiamo attivare dei codici o delle chiavi, possiamo avere un preavviso in caso di attivazione tramite programmatore orario e possiamo eventualmente andare a posticipare il comando che il programmatore orario sta impartendo al sistema. Tutto questo ci potrebbe tornare utile per attivare autonomamente il sistema, magari all'interno di un ufficio la sera, prima, dopo che tutti sono usciti, onde evitare che l'ultimo che esce si dimentichi di inserire l'allarme. Automaticamente, quando sappiamo che sicuramente all'interno dell'impianto non c'è più nessuno, possiamo far sì che la nostra centrale da sola attivi il sistema. Eventualmente, comunque, se qualcuno dovesse rimanere a lavorare, c'è la possibilità di posticipare il comando e quindi allungare il tempo senza problemi.
Eventualmente, grazie al comprogrammatore orario, comunque possiamo anche effettuare delle automazioni all'interno della nostra casa, quindi della piccola domotica, magari accendere automaticamente la sera le luci del giardino, oppure attivare di mattina presto quella che potrebbe essere l'irrigazione del nostro prato, del nostro giardino. Grazie invece a quella che è l'attivazione dei codici delle chiavi, possiamo essere un pochino più sicuri nel momento in cui andiamo a consegnare un organo di comando per disinserire il nostro impianto a eventualmente un collaboratore domestico o un giardiniere, quindi una persona estranea alla famiglia. Grazie al combinatore orario possiamo far sì che questi dispositivi che consegniamo siano abilitati, siano funzionanti solamente in una determinata fascia di un determinato giorno, in modo tale che fuori da quel momento, anche se provo o rubo o vengo in possesso del dispositivo, non riesco comunque a farlo funzionare perché la centrale me lo disabilita automaticamente. Andando avanti vediamo la telegestione a guida vocale, quindi la centrale, grazie ai combinatori PSTN o GSM, ci dà la possibilità di effettuare una telegestione con guida vocale. Quindi nel momento in cui magari andiamo ad installare la centrale e non vogliamo connetterla con il mondo esterno tramite internet, quindi con gestirla con le applicazioni, magari una casa di montagna, quindi non ho internet, non voglio spendere per a fare un abbonamento ad internet, comunque ho la telegestione che ci permette di interagire con il sistema, quindi una semplice chiamata alla centrale e possiamo fare una richiesta di stato per sapere in che condizioni si trova l'impianto, possiamo eventualmente andare ad escludere degli ingressi che non stanno funzionando regolarmente, possiamo a distanza inserire e disinserire delle zone ed attivare delle uscite, magari abbiamo delle uscite utili per aprire un cancello oppure accendere delle luci, possiamo farlo a distanza tramite la telegestione. L'attivazione delle uscite può avvenire anche tramite gli SMS, quindi nel momento in cui ho installato il combinatore GSM, con un semplice SMS posso attivare delle uscite di centrale. Una funzione molto utile, potrebbe tornare utile, è la funzione di riconoscimento numero, quindi la centrale, grazie al combinatore GSM inserito all'interno della scheda madre e grazie al fatto che registro il mio numero telefonico all'interno della rubrica della centrale, riconosce che la sto chiamando. Nel momento in cui mi riconosce, posso tranquillamente andare ad effettuare una chiamata. Al terzo squillo vado ad abbattere la chiamata, la centrale automaticamente sa che è programmata per far sì che possa muovere una sua uscita. Per esempio, posso collegare un'uscita a quello che è un cancello carraio o il cancello del mio garage, quindi mentre sto tornando a casa con la macchina, con i comandi al volante del telefonino, posso tranquillamente lanciare una chiamata, abbatterla e trovare il cancello aperto al mio arrivo davanti alla porta del garage, senza dover magari cercare il telecomando che non ho a portata di mano in quel momento. All'interno dei combinatori, come abbiamo detto, abbiamo il text-to-speech, quindi abbiamo la sintesi vocale integrata. La sintesi vocale ci permette di non avere una scheda opzionale ulteriore da dover installare. Questa sintesi vocale che abbiamo integrato in entrambi i combinatori ha la funzione text to speech, quindi non dobbiamo più andare a prendere una cuffiettina per registrare il messaggio oppure registrare il messaggio tramite un microfono, ma automaticamente tutte quelle che sono le nomenclature che abbiamo associato ai dispositivi in fase di programmazione verranno trasformati in messaggi vocali, quindi dovrò semplicemente salvarli e trasmetterli all'interno della centrale. L'unico messaggio personalizzabile è il messaggio base, che è quello che solitamente viene utilizzato per indicare l'indirizzo o la famiglia di appartenenza dell'impianto, e tutto il resto vengono trasformati in automatico e portati in centrale. Un altro plus per l'installatore. Abbiamo la gestione del cloud, quindi come abbiamo detto la centrale può essere registrata nel cloud Urmet per essere gestita con le applicazioni. In questo caso il cloud, oltre a venire a servizio dell'utente finale per la gestione delle applicazioni, viene anche in aiuto dell'installatore. In questo caso anche l'installatore a distanza con il suo tablet, una volta che ha installato l'impianto, magari il cliente finale gli richiede delle modifiche o dei controlli perché qualcosa non sta funzionando regolarmente, non ha necessità obbligatoriamente di andare sul posto, ma grazie al cloud e grazie previa autorizzazione da parte del cliente finale, può tranquillamente connettersi all'impianto e fare le verifiche del caso e analizzare l'impianto per poi fare magari un intervento più mirato sul posto senza doversi poi mettere ulteriormente ad analizzare quello che potrebbe essere il problema. Un'altra novità per quanto riguarda i prodotti Urmet è la possibilità, cioè la possibilità, trovate praticamente un adesivo riportante la descrizione della morsettiera e la descrizione dei jumper della scheda madre dietro al coperchio della centrale.
nel momento in cui magari può tornare utile se arrivate di corsa a fare l'intervento da un cliente, non avete il manuale perché l'avete dimenticato, oppure il vostro cliente l'ha smarrito, comunque avete un'indicazione di quelle che potrebbe essere le modifiche da poter fare in morsettiera o i giamperini da poter muovere nel momento in cui avete delle esigenze particolari. Quindi vi basta tranquillamente girare il coperchio e avete sempre a disposizione la descrizione. Andiamo a vedere qualche dettaglio di quelli che sono i dispositivi che colleghiamo sul bus. Questa è la nuova tastiera a disposizione del sistema 1668. È una tastiera con un display grafico che è regolabile sia di luminosità che in contrasto, quindi abbiamo la possibilità di installarla anche in punti di luce sfavorevole. Grazie alle regolazioni abbiamo sempre una visibilità ottimale. E in più i tasti superiori che vede la tastiera sono programmabili, quindi posso tranquillamente al singolo tasto andare ad associare un settore, una zona del mio impianto e con una doppia pressione, effettuando l'inserimento veloce, posso tranquillamente andare ad inserire una zona che è associata al tasto. Il disinserimento sarà sempre sotto codice per sicurezza. Potrebbe tornare utile la sera quando devo andare a inserire il mio perimetrale, onde evitare di andare a cercare il taghino per andare sull'inseritore ed inserire, oppure comporre tutto il codice e scegliere quale settore inserire. Tranquillamente un doppio clic mentre passo davanti alla tastiera e inserisco velocemente quello che è il perimetrale della mia abitazione. Andando avanti, vediamo quella che è la scheda di interfaccia IP Ethernet Wi-Fi. Con questa scheda possiamo comunicare tramite internet con il mondo esterno, quindi la possiamo connettere la centrale al cloud e gestirla dall'applicazione. Questa scheda ha una doppia modalità di connessione, quindi posso connettere la centrale tramite cavo LAN UTP al nostro modem router di casa e l'ADSL mi permette di andare in internet, oppure se non ho possibilità di passare il cavo per impedimenti vari, posso tranquillamente sfruttare la tecnologia Wi-Fi della scheda e registrarla all'interno dello stesso modem router su cui il quale mi permette di andare in internet, quindi di uscire nel mondo esterno tramite internet. L'associazione è molto molto semplice, non devo fare altro che tramite l'applicazione andare a inquadrare il QR code che trovo sulla porta LAN della scheda, una semplice fotografia e acquisisco quello che è il codice ID della scheda per registrarla all'interno dell'applicazione. Quindi, come vedete, non devo essere un esperto di reti LAN per poter connettere la centrale ad internet. La modalità di connessione può essere fatta in modalità dinamica, quindi lasciare il compito al modem router di assegnare indirizzamenti IP, oppure eventualmente se ho una rete particolare e mi chiedo un indirizzamento particolare, sia per la connessione cablata che per la connessione Wi-Fi, ho a disposizione quello che è l'indirizzamento statico, quindi scelgo e imposto i parametri che mi richiedono. Vediamo quelli che sono i dispositivi radio che possiamo gestire con il sistema 1068. Quindi, grazie alla scheda radio 1068/011, che vi ripeto viene installata all'interno della centrale, abbiamo la possibilità di gestire quasi tutti i dispositivi della famiglia Zeno che abbiamo precedentemente visto nell'altra presentazione. Quasi tutti, perché gli unici che non posso gestire sono i rivelatori con fotocamera integrata. Quindi, in quel caso non sono compatibili, ma tutti gli altri sì. Quindi, questa scheda mi permette di utilizzare la tecnologia via radio della Zeno, quindi della centrale Zeno, per connettere eventuali dispositivi e ampliare il mio impianto laddove non riesco a portare cavi. Quindi magari pensate ad un impianto già esistente, il cliente vi chiede degli ampliamenti con la centrale che al momento non ha possibilità di farlo, potete andargli a cambiare tranquillamente la centrale, sfruttare quelli che sono i dispositivi cablati che sono già installati e andare a fare tutto il vostro ampliamento con la scheda radio. Il modulo radio anche qui lavora in trasmissione in modalità bidirezionale su banda 868-868 MHz e ha una portata radio anch'esso, come per quanto riguarda la Zeno, di 2 km, quindi anche qui di uscite nel momento in cui la centrale magari non è posta proprio all'interno, al centro dell'abitazione dove andate ad installare l'impianto, comunque i 2 km di portata vi permettono di sopperire ad eventuali distanze ampie. Sì, scusa se ti posso interrompere un attimo, Marzio, Sì, prego. proprio sull'argomento della portata radio abbiamo avuto più richieste di chiarimenti appunto per quel che riguarda la distanza massima che possono essere montati i vari apparati radio della centrale. Sì, come abbiamo detto, in linea d'aria sono sempre 2 km, come anche per la centrale Zeno, quindi giustamente poi inseriti all'interno di una struttura le pareti o anche magari le grate alle finestre, se vado ad installare un dispositivo esterno o i solai tra un piano e l'altro attenuano il segnale, per carità. Però
questo è senza ombra di dubbio, però i 2 chilometri ci permettono anche all'interno di coprire distanze abbastanza ampie, quindi sia all'interno che eventualmente per sensori esterni, perché abbiamo esempi anche di realizzazioni di impianti antintrusione per capannoni o per strutture industriali dove riusciamo a coprire ampie distanze e a installare magari sensori perimetrali in ampie distanze senza alcun problema. Quindi i 2 chilometri di portata aiutano molto nel momento in cui dobbiamo coprire vaste zone dell'impianto. Ora Mauro, lascio Perfetto. la parola a te per il commento delle applicazioni e ci risentiamo dopo. Grazie. Ecco, come per l'app Zeno, anche la 1068 ha un'app, come abbiamo visto fino adesso, che si chiama Urmet Secure. Questa è gratuitamente scaricabile dallo store sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS, quindi iPhone e similari. Si può gestire direttamente da qui la centrale ed è disponibile un'altra applicazione che si chiama 1068 Set da utilizzare per la configurazione e la programmazione del sistema, in questo caso utilizzabile tramite dei tablet Android, ok? Non iPad con iOS. Nella prossima slide vedremo che in questo caso i comandi che nell'app utente sono disponibili sono quelli di acquisizione di vari dispositivi in rete in automatico o tramite QR code, come abbiamo visto facendo una fotografia direttamente del codice QR. Si possono associare i dispositivi TVCC alle zone dell'impianto, quindi con la possibilità di farci arrivare una notifica con delle immagini in base all'allarme avvenuto e della telecamera selezionata. Attivare, disattivare oppure parzializzare l'impianto, quindi poter anche gestire direttamente solo il perimetrale o solo gli interni a seconda o solo il giardino, secondo come abbiamo impostato l'impianto in fase di programmazione. Visualizzare le immagini che ci arrivano da eventuali allarmi oppure direttamente in live, quindi richiedendo noi stessi la visualizzazione di una telecamera o di un'immagine tramite il sensore con la fotocamera integrata. Si possono gestire direttamente le notifiche push dei vari eventi direttamente dall'app. Ci sono dei scenari di geolocalizzazione per la posizione in cui siamo fisicamente. Si può andare a impostare il login automatico, quindi la possibilità di, volendo non inserire sempre il codice, ma in automatico lo registra e viene automaticamente inserito in fase di apertura dell'app. E poi eventualmente visualizzare eventi di stato, allarmi o di manomissione direttamente con il log eventi dall'app stessa. Vediamo qua un esempio di come sono le schermate dell'app. Nel primo caso, eventualmente, se non è stato ancora inserito il sistema di login automatico, l'inserimento del codice che può essere da 4 a 6 cifre. L'attivazione delle zone viene visualizzata appunto con delle semplici slide da poter inserire o totali o parzializzate a seconda della zona che abbiamo inserito. In caso di allarme, a livello visivo viene proprio visualizzato, come vedete, col cambio di colore dal verde passiamo al rosso, l'allarme con la zona anche indicata direttamente sul nome della zona e poi le singole notifiche che vanno a segnalare tutto quello che riguarda l'azione, che gli azioni che sono stati fatti all'interno della centrale, quindi zone inserite, disinserite, apertura di porte o altri sensori presenti nell'impianto. Passiamo alla slide successiva, ecco qui. Eventualmente, per poter agganciare anche delle telecamere, si può andare direttamente dall'app ad passare con la fotocamera sui codici QR. Okay, degli apparati video e quindi poi, come ho detto prima, di poter associare le telecamere a delle zone dell'impianto in maniera da avere la visualizzazione in caso d'allarme direttamente sull'app delle immagini relative alla zona stessa che fa in allarme. Ok? Adesso posso passare direttamente la parola al collega. Grazie Mauro, gentilissimo.
Passiamo a vedere quella che è l'app 10687, che è l'app che ci permette di configurare e programmare il nostro sistema. Quindi per quanto riguarda il sistema 10.68 è una novità in casa Urmet, la programmazione tramite un tablet 10 pollici. È un tablet 10 pollici semplicemente perché le informazioni di programmazione sono molte, l'applicazione graficamente è piena di dettagli e quindi il cellulare risulterebbe troppo piccolo per riuscire a gestirla completamente. Quindi si è scelto di associarla a un tablet 10 pollici. L'applicazione si compone di tre database principali, quindi una volta fatta la registrazione al cloud Urmet, se per caso avete già una registrazione a un cloud Urmet tipo YOGIS, potete utilizzare la stessa perché il cloud è il medesimo senza problemi. Quindi una volta fatta la registrazione potete eventualmente spuntare l'opzione Ricordami che vi permette di accedere all'applicazione anche nel momento in cui il tablet non è connesso ad internet, perché altrimenti se non avete l'opzione Ricordami attiva, tutte le volte che inserite le credenziali, l'applicazione va a controllare sul cloud se le credenziali inserite sono corrette. E in questo caso vi serve per forza la connessione ad internet. Una volta aperta, l'applicazione si compone di tre database principali. Avete un database clienti dove andate a registrare tutti i vostri clienti con una scheda, una grafica completa, dove trovate anche la possibilità di inserire partita IVA e numeri di telefono ed indirizzi, magari per avere già tutti i dati della fatturazione a disposizione. Il secondo database invece riguarda le vere e proprie centrali che andate ad associare, quindi che andate a creare e a configurare. Quindi inserite la vostra centrale, la centrale poi sarà associata successivamente a quello che è l'utente che avete precedentemente inserito. E il terzo database dell'applicazione riguarda quelle che sono le notifiche dei vostri impianti, quindi potete scegliere di ricevere notifiche di guasti o di anomalie dagli impianti che andate ad installare per tenerli sempre sotto controllo e dare un servizio migliore al vostro cliente finale. Vediamo quello che permette di fare l'applicazione. Quindi l'applicazione, come abbiamo detto, ci permette una programmazione completa del sistema, quindi tutto ciò che possiamo andare a realizzare tramite la tastiera possiamo andarlo a programmare con il nostro tablet. Abbiamo la possibilità di fare un backup e un restore della configurazione dell'impianto o eventualmente su una scheda micro SD che inseriamo all'interno del tablet, eventualmente direttamente sulla memoria del tablet, oppure sfruttiamo il cloud per registrare tutte le nostre informazioni. In questo modo, nel momento in cui per qualche ragione il nostro tablet dovesse guastarsi oppure dovessimo riformattare e azzerare il nostro tablet per problemi, non dobbiamo fare altro che riscaricare l'applicazione, reinserire le nostre credenziali, ripristinare tutte le nostre informazioni dal cloud e avremo lo stato che abbiamo appena lasciato prima che il nostro tablet si guastasse. Grazie all'applicazione 10687 possiamo fare un controllo totale della centrale, quindi andare a fare tutte quelle operazioni che ci permettono di verificare se le operazioni che abbiamo appena realizzato sono corrette. Quindi prima di consegnare il nostro impianto possiamo andare a fare dei controlli sulle zone, quindi degli inserimenti e degli disinserimenti. Possiamo controllare le uscite che abbiamo programmato per vedere se attivano correttamente gli attuatori installati sull'impianto. Possiamo eventualmente escludere o includere dei dispositivi per essere liberi di girare in alcune aree dell'impianto rispetto ad altre. Possiamo a distanza abilitare anche codici e chiavi, quindi grazie all'applicazione possiamo eventualmente cancellare una chiave che il nostro cliente potrebbe aver smarrito e possiamo leggere lo storico per fare un'analisi più appropriata di quella che potrebbe essere una problematica presente sull'impianto. L'applicazione, come abbiamo detto, grazie al database delle notifiche che ha, può verificare lo stato di tutto l'impianto, quindi ed informarci in caso di anomalie o di guasto. Inoltre la centrale e l'applicazione sia del cliente finale, quindi l'app Urmet Secure che l'app 1068, ci notifica l'eventuale assenza di comunicazione della centrale nei confronti del cloud. Quindi se per qualche ragione la centrale non dovesse più comunicare col cloud, quindi non dovesse essere più raggiungibile, avremmo un avviso tramite mail che la centrale per qualche ragione non riesce più a comunicare con il cloud. Nello specifico vediamo alcune pagine della programmazione dell'app 10687, quindi ho messo quelle che potrebbero essere un pochino più interessanti per poter descrivere l'applicazione. Quindi abbiamo la possibilità, come vedete, tramite l'app di acquisire quelli che sono i dispositivi del nostro impianto, quindi acquisire tutti quelli che sono i dispositivi che andiamo ad installare sul bus cablato. E contemporaneamente possiamo andare ad acquisire anche tutti i dispositivi radio, quindi dall'app possiamo fare l'acquisizione dell'uno e dell'altro senza problemi, direttamente con il nostro tablet, senza dover fare una cosa in tastiera e l'altra tramite l'applicazione.
E in più vedete quelle che sono le pagine, la possibilità di partire dei comandi e verificare lo stato del sistema. Quindi da un lato quelle che sono le zone magari del mio impianto che posso inserire e disinserire per controllare che gli allarmi siano corretti, e dall'altro invece ho l'immagine con tutti i sensori installati all'interno dell'impianto e lo stato relativo. Quindi posso conoscere in ogni momento qual è lo stato di ogni singolo dispositivo, quindi se è in allarme, se è solamente aperto, se è in manomissione, se è escluso o incluso. Quindi abbiamo tutte le informazioni del caso. A questo punto direi di lanciare il nostro ultimo sondaggio, giusto per ricordare un argomento che abbiamo anche qui appena descritto, e vi chiediamo se con l'app 1068 Set posso acquisire e configurare gli ingressi radio. Tra le risposte trovate sì, solamente per configurare, sì, sia per acquisire che per configurare, oppure no, per acquisire gli ingressi e configurare gli ingressi radio devo utilizzare obbligatoriamente la tastiera. Sono piccoli sondaggi giusto per rafforzare un po' i plus dei nostri dispositivi e di quello che permette di fare l'applicazione per facilitare un po' la vita all'installatore finale. Quindi ancora qualche momento per far rispondere a tutti e poi chiudiamo il sondaggio e andiamo a vedere i risultati. Come vedo, hanno risposto tutti correttamente perché grazie all'applicazione 1068 Set posso sia acquisire che configurare tutti gli ingressi radio che ho nel mio impianto. Andiamo avanti nella presentazione e vediamo l'altra pagina che ci fa vedere un po' quali sono le modalità di connessione dell'app 1068 Set nei confronti della centrale. La scheda IP appena installata all'interno della centrale è abilitata per una connessione in access point, quindi sarà lei che genererà una rete Wi-Fi alla quale connetterò il mio tablet per connettermi all'interno della centrale. Successivamente, una volta che ho abilitato una connessione o cablata o Wi-Fi della scheda IP per connetterla in rete internet e registrare la centrale sul cloud, non avrò più la possibilità di connettermi in access point, ma dovrò scegliere due modalità di connessione diverse. Posso connettermi sulla stessa rete LAN nel momento in cui mi trovo nello stesso punto in cui si trova la centrale e quindi sfruttare il wifi del tablet per connettermi alla rete LAN e successivamente stabilire una connessione con la centrale, oppure nel momento in cui mi trovo fuori, lontano dal punto in cui si trova la centrale, posso sfruttare la connessione ad internet e quindi connettere il tablet ad internet, passare tramite il cloud e di conseguenza riuscire a stabilire quella che è la connessione con la centrale. Quindi, come vedete, comunque in qualche modo avete sempre la possibilità di raggiungere la centrale. Tutte queste connessioni non sono libere, ma veniamo incontro al cliente finale e alla sua sicurezza e la connessione è possibile previa autorizzazione da parte del cliente. Quindi il cliente sarà lui che dovrà abilitare il codice installatore per far sì che potete connettervi all'interno della centrale. L'abilitazione del codice installatore, eventualmente il cliente finale, oltre a farla con la tastiera, potrà tranquillamente andarla a fare con l'applicazione. Quindi se si trova lontano da casa e vuole farvi controllare l'impianto perché gli sono arrivati dei messaggi di anomalia, tranquillamente con l'app Urmet Secure potrà abilitare il codice installatore e permettervi di accedere con l'applicazione 1068 Set. Siamo arrivati alla fine della nostra presentazione, quindi come abbiamo visto, le nuove centrali Urmet permettono di realizzare impianti di piccole e medie dimensioni, dando la possibilità di personalizzare il nostro sistema in base alle esigenze richieste. Grazie all'interfacciamento con il mondo esterno ci facilita la vita sia per l'utente finale che per l'installatore, che come abbiamo visto può tranquillamente connettersi con la centrale e verificare eventuali anomalie. Quindi il proprietario dell'impianto può interagire con il sistema ovunque si trovi con la sua app Urmet Secure, così come l'installatore con uno strumento molto semplice come quello del tablet, facile da trasportare, può comunque controllare e verificare eventuali anomalie sull'impianto. Sono arrivate tantissime domande, non siamo riusciti a rispondere a tutti, quindi prossimamente nella mail che riceverete di ringraziamento troverete anche la risposta a tutte le vostre domande. Quindi non vi preoccupate, prossimamente vi risponderemo a tutti senza problemi. Ringrazio Mauro per la sua collaborazione durante questa presentazione, ringrazio sentitamente tutti voi per la numerosa partecipazione a questo webinar. E spero che il corso sia stato di vostro gradimento e che sia dimostrato uno strumento utile per apprendere informazioni comodamente da casa vostra. Come vedete dalla slide, vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo webinar di Urmet, che sarà il 3 dicembre alle 17:30, dove parleremo di TVCC, analizzando le nuove funzioni video, le nuove analisi video di face recognition e le altre funzioni evolute associate ai nuovi NVR e alle nuove telecamere. Grazie ancora per la partecipazione e vi auguro una buona serata. Arrivederci a Grazie a tutti. tutti e buona serata.